sarebbe ritrovati con il TG Flash di New Sicilia di seguire i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura un incidente sul lavoro a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. La vittima è un uomo di 50 anni, morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando e che si sarebbe ribaltato. Attimi di paura a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove un 18enne avrebbe minacciato una donna di 40 anni con un coltello e cercato di abusarne sessualmente. Il giovane è stato denunciato. È morta all'ospedale Cannizzaro di Catania, la 53enne, è rimasta ferita poco più di una settimana fa in un incidente sulla A18. I suoi organi saranno donati. Si riaccendono i riflettori sull'emergenza siccità in Sicilia. Arrivano dalla regione 3 milioni di euro per finanziare nuovi pozzi e condotte idriche. Chiudiamo con il meteo. Domani la Sicilia si dividerà in due. Da un lato il bel tempo e dall'altro le piogge. Le temperature si mantengono in linea con quelle degli ultimi giorni. E con questo è tutto. Prossimo appuntamento domani alle 13.30. Grazie per averci seguito. Arrivederci.